benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovate qua così perché mi devo preparare. Facciamo una piccola story time di quello che ho fatto lo scorso weekend. L'avete già visto dal titolo, l'avete visto già dalla copertina, ma ho incontrato i quattro hobbit del Signore delle Anelli. Quindi ho bisogno di parlarne perché ho detto devo fare un video YouTube dove posso blatterare per ore anche se a nessuno gli interessa, così che quando tra 10 anni mi sarò dimenticata di ogni dettaglio di questa esperienza potrò andare a vedere il video. Ecco, cos'è utile? Overshare sui social. Detto ciò, se siete nuovi qui, ciao, io sono Doina, qua parliamo del Canada, veganismo, sostenibilità, del mio dottorato, facciamo un po' di story time, ci sono i preferiti del mese ogni tanto quando mi ricordo di farli. Se invece siete qui da sempre, grazie ancora di essere qui, di essere rimasti, e se volete seguirmi sugli altri social trovate il link qui in descrizione dove trovate Instagram, TikTok, Goodreads, se per caso vi interessa la parte dei libri, c'ho anche Letterboxd, insomma. Sono dappertutto. Per fare un piccolo background di quanto effettivamente io sia ossessionata con il Signore delle Anelli in generale e con Tolkien, dobbiamo andare alla me di tipo 10 anni, ok? Che aveva 10 anni, no? 10 anni fa, che aveva 10 anni. Al tempo vivevo con mia nonna e la sorella di mio papà, che lei ha in realtà solo 3 anni in più di me, quindi sarebbe mia zia, ma siamo cresciute insomma più o meno con la stessa età, quindi siamo cresciute un po' come sorelle, perché i miei genitori erano partiti per l'Italia al tempo, quindi loro quando sono partiti per l'Italia io sono rimasta con mia nonna. E ovviamente stiamo parlando di campagna moldava, dove c'erano 2 canali televisivi, e insomma non c'era internet al tempo, almeno non nella mia vita, e quindi stiamo parlando comunque di un piccolo villaggio dove appunto io guardavo un sacco di film su quei 2 canali perché passavano film ogni volta. Ma avevo un compagno di classe il cui padre lavorava in una specie di Blockbuster tipo e portava un sacco di cassette, sì, io sono della generazione delle cassette, portava un sacco di cassette a casa, e siccome questo mio compagno sapeva che io ero una grande cinephile, cioè mi piaceva tantissimo guardare i film, sapeva che ero appassionata di cinema, allora mi portava, mi spacciava sempre i nuovi film che suo padre portava a casa. E praticamente una volta mi ha portato il primo del Signore degli Anelli. Io non sapevo ovviamente cosa fosse perché, raga, ripeto, avevo 10 anni, vivevo fuori dal mondo. Le uniche stores che potevo avere nella vita erano un piccolo giornalino che ricevevo tipo mensilmente, alla quale ero abbonata, e se andavi in biblioteca ti prendevi dei libri da leggere, ma questa era un po', diciamo, la mia conoscenza del mondo. Quindi no, non conoscevo Tolkien al tempo, non sapevo la sua importanza, e praticamente mi ha portato il primo del Signore delle Anelli. Al tempo in Moldavia però i film venivano doppiati in russo perché la Moldavia era diventata indipendente dalla Russia da poco tempo, quindi cioè, fate conto che è diventata indipendente tipo nel 91, se non mi sbaglio, io sono nata nel 92. Quindi, insomma, l'influenza del russo c'era ancora, ma c'è tuttora adesso, per dirvi. E quindi tanti film erano ancora doppiati in russo. Adesso credo che non li doppino più, ma fanno direttamente tipo i sottotitoli al cinema, se non mi sbaglio. Quindi mia zia, che comunque lei aveva 13 anni, non è che era più vecchia di me, però conosceva già un po' meglio il russo, ha dovuto tradurmi sto film per un bel po'. Io capivo un po' il russo, ma raga, il Signore delle Anelli comunque non è facile. For quality content. Però voi, mamma has to film a YouTube video. No. Mangio la zampetta. Ok, that's enough, let's go. Quindi diciamo che non posso dire di aver capito assolutamente tutto di quel film quando l'ho guardato la prima volta, ma l'ho guardato tipo il giorno dopo ancora, il giorno dopo ancora. Non era la versione estesa, quindi la versione estesa io l'ho vista solamente quando mi sono trasferita in Italia 3 anni dopo. E praticamente non ho capito molto del film, ma mi era piaciuto tantissimo, sono rimasta veramente tipo così davanti alla TV, ero letteralmente innamorata di tutto, solo che ho pensato che quello fosse tutto, cioè che quello fosse il film, che finiva così, e quindi ci ero rimasta molto male perché ho detto ma in che senso questo film finisce così? Cioè non sappiamo più niente, non sappiamo come finisce, non sappiamo se effettivamente distruggono l'anello, di cosa stiamo parlando, quindi ero incazzata nera, ok? Però per fortuna avevo sia il mio amico che mi spacciava le cassette, sia il mio giornalino che ricevevo mensilmente,
che mi aveva che l'avevo ricevuto proprio poco dopo aver visto Il Signore degli Anelli, e c'era un articolo in questo giornalino dove parlava del fatto che stava uscendo il secondo film del Signore degli Anelli molto presto. E io ero tipo in estasi, cioè questa cosa era la migliore cosa che potesse mai succedere nella mia vita, quindi stava per uscire il secondo film e da quell'articolo lì avevo capito che effettivamente questo fosse preso da un libro, che fosse una trilogia, quindi ho detto ancora due film, yeah. Quindi questo è stato un po' il mio incipit per l'amore del Signore degli Anelli, quindi mi sono vista il secondo film quando era uscito, sempre spacciato dal mio amico perché non avevamo un cinema nel villaggio ed ero molto lontana dalla città, quindi ovviamente non potevo vedere questi film al cinema. Però quando è uscito il terzo film, i miei genitori erano appena tornati dall'Italia, erano 3 anni che non li vedevo, quindi cioè ovviamente tu non vedi i tuoi genitori per 3 anni, i miei genitori disperati che non venivano da 3 anni eccetera, che non venivano loro a rivedermi, e io la prima cosa che ho detto a mio padre è stato: è uscito il terzo Signore degli Anelli, voglio che mi compriate la cassetta e dobbiamo guardarlo perché è molto importante, cioè ne vale della mia vita. E mio padre si è dovuto sorbire il terzo Signore degli Anelli insieme a me, sia per tradurlo sia per vederlo insieme a me. Attività, cioè 4 ore di film, mio padre era tipo. Oltretutto era il terzo, quindi non capiva niente. Quindi questo è stato un po' il mio incipit. Da allora i miei genitori, soprattutto mio padre, ha capito che io ero una pazza sclerata per quanto riguarda Il Signore degli Anelli e che probabilmente questa cosa non sarebbe mai andata via. Poi mi sono trasferita in Italia e ho scoperto che esisteva una versione estesa e ovviamente io in quel tempo stavo ancora imparando l'italiano, ed è così che ho imparato l'italiano. Assolutamente sì, non è vero. Semplicemente ero molto felice di aver scoperto che esistevano altre scene oltre quello che avevo già visto, che ormai lo conoscevo a memoria, però ovviamente anche vedendolo in italiano facevo molta fatica a capirlo perché non capivo ancora molto la lingua. Quindi diciamo che io Il Signore degli Anelli l'ho capito veramente bene una volta che ho imparato bene l'italiano, perché appunto anche quando l'ho visto in russo non è che fosse così facile per me da capire, ma come anche mio padre che mi ha tradotto il terzo, non è che lui capisse proprio così tanto da dire, cioè, cosa sta succedendo in questo film, era il terzo prima di tutto, quindi capisco che c'era un po' di fatica. Quindi ero molto contenta di aver scoperto che ci fosse qualcos'altro a parte quello che avevo visto. E ovviamente questo mio amore per Il Signore degli Anelli non è mai sparito. Cioè, ho letto i libri un po' più tardi nella vita, però comunque non mi pento di averli letti un po' più tardi perché sono riuscita effettivamente a leggerli in un periodo in cui avevo tempo, in cui potevo godermeli, in cui potevo leggerli molto attentivamente, ecco. E poi da quel momento in poi ho letto praticamente quasi tutti i libri di Tolkien e l'Hobbit, fate conto che è una cosa che io rileggo ogni anno perché proprio, non so, è uno di quei libri che veramente adoro tantissimo. Il Signore degli Anelli non lo faccio tutti gli anni perché sono certo che è abbastanza lungo, quindi se non ho tempo non lo faccio, quest'anno l'ho fatto. Grazie anche al club del libro che ho fatto l'anno scorso quando ho iniziato il dottorato, quindi sono veramente molto contenta. Quando ho fatto la mia tesi della triennale l'ho fatta su Tolkien e anche alla magistrale, la prima magistrale avrei voluto farla su Tolkien, ma siccome ero qua in Canada in un programma un po' diverso, allora ho deciso di fare qualcosa di diverso e va bene così, non mi sono pentita. Alla seconda magistrale poi ho fatto quello, però poi ho avuto problemi con la mia relatrice e questi sono altri discorsi. Adesso al dottorato mi sarebbe piaciuto continuare con Tolkien, però dopo aver, diciamo, parlato anche col mio relatore, vedendo un po' il mondo accademico, ho deciso di andare per un'altra cosa, anche se connesso comunque alla mia idea iniziale, che era comunque una tesi un po' ambientale, ecco. Però per il mondo accademico, diciamo che dovevo concentrarmi su una cosa che era un po' più all'ordine del giorno, chiamiamolo così, e non mi pento assolutamente, e quindi sto cercando di amare Tolkien on the side, cercare di fare delle cose, vorrei fare magari delle pubblicazioni o magari sono andata a una conferenza dove ho presentato il mio lavoro su Tolkien, quindi sto cercando di magari introdurre Tolkien in qualche modo nella mia vita accademica senza dover per forza fare la tesi del dottorato. E quindi niente, questo è un po', ovviamente Tolkien è sempre presente, sia chiaro, persino nella mia tesi del dottorato ho deciso che comunque lo metterò in qualche modo, perché sì, però niente, questo per spiegare un po' brevemente da quando è cominciato tutto questo amore per Il Signore degli Anelli, quindi adesso cominciamo finalmente a parlare del weekend.
5 anni fa, 2 mesi prima di sposarmi, ho incontrato Elijah Wood, che è l'attore che fa Frodo, e ho portato le mie fedi, perché ovviamente il mio tema era Signore delle Anelli del matrimonio. Potete trovare anche il video qua sul profilo pinnato, diciamo, dove ho parlato molto di tutti i dettagli. È stato un matrimonio che ho organizzato da sola, è stato abbastanza travagliato come cosa, però, perché il budget era quello che era, però sono molto contenta di come è venuto fuori. E ho incontrato Elijah Wood 2 mesi prima del matrimonio e gli ho detto: sai, mi sto per sposare e il mio matrimonio è a tema Signore degli Anelli, e queste sono le fedi, quindi nella foto che vi metterò qua, lui nella sua mano, quello che sta facendo vedere sono le mie fedi del matrimonio. E quindi ero troppo contenta di questa cosa, ok? Letteralmente è una cosa che dirò per sempre, cioè non mi interessa. E poi invece l'anno scorso, quindi ormai 4 anni dopo, ho incontrato Billy Boyd e Sean Austin, che sono quelli che fanno gli attori che fanno Pippin e Sam. E quindi sono venuti, e quindi sia Elijah sia Billy e sia Sean sono venuti a Montreal, al Comic Con di Montreal, quindi letteralmente qui. Quindi è stato bellissimo perché giustamente non c'è mai nessuno che viene a Montreal, tipo i concerti non c'è mai un cazzo nessuno, almeno gli Hobbit sono venuti ed ero troppo contenta di questa cosa. Quindi sono andata a vedere anche loro e per puro scherzo ho fatto tenere in mano a Billy Boyd la foto di me e Elijah per fare tipo una specie di Inception, e ho detto: la prossima volta quando incontrerò gli altri, oppure incontrerò solo Dominic Monaghan, che è l'attore che fa Mary, finirò l'Inception. E ovviamente ho finito il mio Inception, raga, ho finito il mio Inception, dove ci sono tutte e quattro e anche la foto Inception, che vabbè, io ne vado molto fiera, ok? Quindi niente, quando ho incontrato Elijah è stato bellissimo. Poi quando ho incontrato anche l'anno scorso Billy Boyd e Sean Austin, mi sono fatta l'autografo da Sean Austin. E Billy Boyd l'ho incontrato perché ero in fila con una mia amica che stava aspettando per fare l'autografo e mi hanno fatto passare anyway, perché quindi l'ho salutato, eccetera. È stato molto carino. Billy Boyd è gentilissimo, raga, ok? E quest'anno, quando ho scoperto che venivano tutte e quattro, ho deciso che sarei stata la persona più responsabile di questo mondo e mi sarei comprata la foto per fare la foto con tutte e quattro. E in più c'era anche l'evento degli Hobbit, cioè l'evento che era la sera con solo loro quattro, quindi dovevi comprare un biglietto a parte, eccetera. Ovviamente dei miei amici mi hanno aiutato, diciamo, per comprare questo biglietto, perché il mio compleanno sta arrivando, quindi ovviamente non è stato tantissimo, però comunque io sono molto grata, insomma, che qualcuno abbia pensato di dire: ok, ti faccio un regalo in anticipo, tieni, ti aiuto con la tua foto, che comunque era abbastanza costosina. E sono riuscita a fare la foto. Questa foto sarà letteralmente il mio personality trait per sempre. Cioè, purtroppo non c'è nient'altro di cui io sia felice in questo momento, perché comunque gli Hobbit per me sono letteralmente i miei personaggi preferiti. Comunque tutto l'affatto della contea per me. Ok, il mio cuore ce l'ha la contea. E quando siamo andati in Nuova Zelanda, perché siamo andati in Nuova Zelanda per la luna di miele 5 anni fa, il momento in cui siamo entrati nella contea, io ho pianto. Ho pianto. C'è anche su video lui che mi prendeva in giro perché stavo piangendo letteralmente. Ho fatto l'eyeliner off camera perché non ce la faccio farlo mentre guardo la telecamera. Quindi, detto ciò, com'è andata questa giornata? Questa giornata di Comic Con è stata veramente stressante, nel senso che abbiamo solo fatto file su file, perché la mia amica voleva l'autografo con Billy Boyd. Siccome stavo aspettando in fila con lei, ho detto: you know what, faccio anche io l'autografo di Billy Boyd. Poi lei ha voluto l'autografo di Dominic Monaghan, quindi io ho detto: ok, mentre tu aspetti questo, io vado a farmi fare l'autografo di Elijah, perché l'anno scorso, quando ho incontrato Sean Austin, che mi ha fatto l'autografo, gli ho fatto fare l'autografo sulla foto di Elijah, e quindi ovviamente inside joke. E quindi ho detto: è tempo che io gli faccia firmare questa foto finalmente. Oltretutto, ogni volta che vado a fare gli autografi, dico sempre: vorrei dire così tante cose a queste persone, cioè vorrei dire quanto significano per me tutto. Volevo anche fargli vedere tipo il tatuaggio di Sam e Frodo che ho fatto quest'anno con una mia amica. E niente, no, niente, raga, alla fine, cioè, per quanto io sia una persona molto tranquilla, comunque tipo li vedo, e soprattutto Elijah con quegli occhi blu che ti guarda così, sono tipo ok. Però niente, è stato bellissimo. Poi la foto, ovviamente, per la foto non hai tanto tempo per fare
per fare la foto, cioè ti mettono abbastanza fretta, però comunque riesci a fare, cioè la foto comunque è venuta benissimo, sono troppo contenta perché siamo venuti tutti super bene, gli ho fatto fare appunto, gli ho fatto tenere a Dominic la foto per fare l'Inception, quindi niente, è stato veramente carino. E poi la serata invece che abbiamo fatto dopo, che era solo dedicata agli Hobbit, sono andata con questa mia amica perché siamo andati al Comic Con io, lui e questa mia amica, che anche lei si è fatta fare mille cose. E la serata invece era solo per loro, quindi eravamo tipo circa 1.000 persone, che comunque sono tante, però noi eravamo veramente sedute tra le prime file perché avevamo preso il pass gold, insomma, per essere nelle prime file. Quindi siamo andati e è durata tipo 2 ore questa roba, hanno risposto a domande, loro ovviamente. Cioè, sono letteralmente l'impersonificazione degli Hobbit nella vita reale. Cioè, non sto scherzando, quando li vedi sono letteralmente loro e li amo tantissimo con tutto il mio cuore. E quindi cosa è successo? Che a questo evento qua, a un certo punto, il presentatore aveva detto sentite, io adesso voglio fare un giochino, un trivia sul Canada, perché giustamente siamo a Canada. Però voi se avete bisogno di aiuto, quindi vi faccio scegliere dal pubblico una persona che può aiutarvi. Quindi il gioco principalmente consisteva nel fare domande. Se lui sapeva, cioè se l'attore sapeva come rispondere, aveva 2 punti. Se invece chiedeva aiuto a noi assistenti, avevano solo 1 punto. E Billy Boyd ha scelto me, nel senso che lui aveva detto: c'è qualcuno vestito a tema? E io ero vestita. Adesso metto una foto perché non avevo messo una foto, ma non ho fatto tante foto quel giorno, cioè ero troppo in ansia, non avevo neanche mangiato. E io in realtà non ero vestita da niente, ero semplicemente in tema perché io mi vesto così, raga. Infatti avevo il mio vestito anni 70 con queste manicozze enormi e il corsetto e avevo una coroncina, quella sì. E tipo io sono andata davanti al palco perché lui mi ha detto che okay, vieni qua e mi guarda e mi fa da cosa sei vestita? Io lo guardo e faccio in realtà io mi vesto così e lui tipo, mi guarda e fa get out. Però ho detto no, dai, vieni, vieni, mi ha aiutato a salire sul palco. Sono salita sul palco, ho rotto un pezzo del vestito perché mentre salivo sul palco ho camminato tipo sul vestito e quindi si è spaccato un attimo, ma non importa, non è grave la cosa. E praticamente io sono stata l'assistente di Billy Boyd, ok? Che è l'attore che fa pipì. E quindi questo gioco è stato super divertente perché hanno fatto un sacco di domande che alcune erano molto semplici, per esempio tipo la persona che ha fatto da assistente a Elijah non sapeva niente, raga, non sapeva niente, cos'è sta storia? Le sue domande erano molto facili, quelle che hanno fatto a Billy due non erano molto facili, però siamo riusciti a beccarle lo stesso e io avevo molta, molta pressione addosso. Però niente, alla fine non abbiamo vinto noi, ha vinto Sean perché lui sapeva tutto, okay? Lui sapeva proprio tutte le domande, non ha mai chiesto aiuto, credo. Ha chiesto un aiuto solo una volta. Però alla fine ci hanno dato comunque delle magliette con il Comic Con e con l'anello, perché comunque era l'evento speciale degli Hobbit. E niente, quindi sono stata sul palco e Billy, tipo, di una tenerezza assurda, cioè era sempre lì che mi ha chiesto tipo come mi chiamo, tipo ha detto piacere, bla bla bla, poi siamo parlati, poi a un certo punto quando mi ha chiesto aiuto, tipo veniva da me e tipo mi parlava all'orecchio oppure mi veniva super vicino al viso e mi diceva allora quale pensate che sia la risposta giusta? E la cosa divertente è stata che a un certo punto gli hanno chiesto chi tra queste 4 persone non è canadese e hanno dato una lista di persone. Vi giuro, io ho avuto un blocco perché non mi ricordavo se effettivamente Shania Twain fosse canadese o meno. E lui si gira verso di me e mi viene tipo super vicino e fa: chi non è canadese? Io gli faccio: sono sicura che sia Rebecca Black. E lui mi guarda e mi fa: sei canadese? E io gli faccio: in realtà no. E lui fa: come no? Faccio in realtà, cioè, ho la cittadinanza, però non sono canadese, cioè, nel senso, io non mi sento canadese, ragazzi, ho il passaporto canadese, ma io non mi sento canadese, non è come il passaporto italiano, ecco. E quindi ho iniziato a dire, she's an illegal, io tipo morivo, no, ti prego, c'ho 3 passaporti, c'ho più passaporti di voi, e niente, è stata una scena molto divertente. Però niente, è stata un'esperienza assurda, cioè nel senso io sono stata sul palco lì, tipo siamo stati una decina di minuti sul palco comunque ed è stata un'esperienza assurda, ero tipo oh my fucking god, what the fuck happened? E tutto il resto invece della sera gli hanno fatto domande, gli hanno chiesto cose inerenti al Signore Anelli, inerenti alla loro insomma carriera eccetera, è stato veramente veramente bello, cioè e se per me la cosa più importante
e vedere come questo cast sia così unito dopo tutti questi anni. Cioè, comunque, dalla fine del Signore degli Anelli è passato, sono passati 21 anni praticamente, e cioè dalla fine poi loro avevano tipo smesso di filmare tipo nel 99, se non mi sbaglio, inizio 2000. E vedere comunque come questo cast sia ancora unito, soprattutto loro quattro, purtroppo mi rende molto piena di gioia, cioè mi rende proprio felice perché, sia perché sono molto affezionata al film, sono affezionata al cast, ma vedere che comunque nella vita vera queste persone hanno lavorato insieme e si amano ancora dopo tutto questo tempo. Per me è tipo super importante perché ci sono tante saghe che hanno avuto magari successo, eccetera, però il cast, cioè non lo vedi più unito, non vedi più il cast che sono insieme, eccetera. Invece, Signore degli Anelli, raga, cioè, they love each other so much. Infatti avevano fatto una reunion su Zoom nel 2020, era tipo proprio una reunion pandemia, e mi ricordo che avevo assistito a quel Zoom e c'erano tutti e hanno tutti parlato. È stato bellissimo perché, cioè, per me vederli tutti là, parlare ancora, mettersi d'accordo come quando andare a bere un caffè, è bellissimo, bellissimo, e spero che non smettano mai di fare questa cosa, perché anche a 80 anni, raga, io sono pronta per andare al Comic Con a farmi le file, a farmi le foto con loro, purtroppo. Li amo veramente tanto, li amo veramente tanto. Credo di aver blaterato troppo. Adesso metto il rossetto e tolgo questa cosa dai capelli e vado, perché ho delle cose da fare oggi, è una giornata super mega impegnativa. Però spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se per caso siete anche voi fan del Signore degli Anelli, se avete mai incontrato qualcuno del cast, se invece siete fan normali che vi guardate il film e siete contenti. Insomma, fatemi sapere e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!